paese a misura di bambino, l'impegno del sindaco di Rotella in programma attività ricreative per i più piccoli e una nuova Bambinopoli. Alla scoperta del Museo dell'Arte Sacra di Rotella, un viaggio tra storia, cultura e religiosità. La direttrice, esposti circa 40 reliquiari, il più importante quello di San Fortunato. L'arte iperfantastica di Benedetto Bustini nel ricordo della figlia Tiziana, che racconta il rapporto con il padre e l'amore per la terra natale. Il legame con la sua Rotella mai interrotto. Tutti pazzi per le capre di Capradosso. Antonietta e Davide ci aprono le porte della fattoria che ospita anche ovini e bovini. Qui alleviamo rispettando la natura. Ben ritrovati al TG dei bambini, Bim Bum Bam News, un notiziario realizzato da Vera TV e dall'Istituto Comprensivo di Rotella, grazie al sostegno del BIM Bacino Embrifero del Tronto. Nel nostro lungo servizio vi proponiamo l'intervista al sindaco Borraccini, che ci parla delle difficoltà ma anche delle soddisfazioni del suo mandato e annuncia novità per l'estate. Rotella diventerà un paese a misura di bambino. Vediamo il servizio. Siamo all'interno del comune di Rotella per intervistare il sindaco Giovanni Borraccini su diversi temi. Cercheremo di tirare fuori la figura istituzionale ma anche l'uomo. Perché ha scelto di candidarsi a sindaco di Rotella? Beh, questa è un'ottima domanda, certe volte me lo chiedo pure io. Diciamo che i principali motivi sono quelli di poter dare un contributo, un aiuto alla comunità, fare qualcosa per la nostra comunità. E questo è lo spirito principale. Certo che da quando mi sono candidato ad oggi sono cambiate tante cose, tante difficoltà sono venute, incominciare dal terremoto, poi abbiamo avuto il Covid ed infine la guerra. Però lo spirito e l'intenzione è rimasto ancora quello, di aiutare il nostro paese e la nostra comunità. Com'è fare il sindaco? È allo stesso tempo molto bello ed è molto difficile. È molto bello perché ti permette di conoscere tante persone, situazioni diverse, di avere, come dire, tante opportunità di conoscere e di arricchirsi. Difficile perché ci sono tanti problemi che vanno affrontati e risolti. Quali sono le difficoltà che si incontrano nell'amministrare il comune di Rotella? Ma le difficoltà sono le solite che spesso sentiamo ripetere anche in televisione da un po' tutti quanti. In primo luogo sicuramente la difficoltà dei fondi, cioè la mancanza di soldi, ce ne servirebbero molti di più. E poi il personale, le persone che lavorano, anche in questo caso avendo un territorio molto ampio servirebbero più persone. Ma sicuramente la difficoltà più grande che incontriamo io e tanti altri sindaci è la burocrazia, ci rallenta di molto. Quali sono stati i lavori effettuati sulla nostra scuola? I lavori effettuati sono stati diversi, hanno riguardato vari aspetti, a incominciare dal tetto, poi l'abbiamo resa più sicura dal punto di vista sismico, poi l'abbiamo resa più bella con una nuova vernice. Sono in progetto altri lavori? Sì, assolutamente sì, ne faremo degli altri, sempre per rendere la scuola più bella, ma soprattutto più sicura e a misura di bambino. Di questo ve ne parleremo prossimamente, anche con degli incontri con gli alunni, con le maestre, con la popolazione. Quello che voglio dire però, e ci tengo a sottolinearlo, vedo tanti bambini, le maestre, gli insegnanti, è che oltre all'edificio scolastico, che è pure importante, noi come amministrazione crediamo tantissimo nella istituzione scolastica. Abbiamo sempre fatto di tutto e faremo di tutto per salvaguardare la scuola. Quali sono gli interventi pubblici che si sono compiuti e che sono in corso sul territorio comunale? Beh, gli interventi previsti sul nostro territorio comunale, ci tengo a precisare su tutto il territorio comunale, sono tanti. Piuttosto che elencare i singoli interventi, magari diciamo quelli sono i settori di interventi. Noi andiamo sulla viabilità, poi sul decoro urbano, quindi sistemeremo delle piazze, delle vie all'interno del paese e anche quello che è l'accoglienza e la divulgazione del nostro territorio.
Sono sicuro però che dopo questi interventi saremo un paese completamente diverso da come lo vediamo oggi, un paese più bello, più accogliente, più moderno. E sono anche sicuro che questi piccoli disagi che dovremo sostenere per l'esecuzione dei lavori ne varranno assolutamente la pena. Quali sono le attività in programma sul territorio che coinvolgeranno bambini e ragazzi? Beh, anche in questo caso sono molte le attività che noi abbiamo in mente, che abbiamo in programma. Vanno da una semplice attività, ricreativa per i ragazzi, per i bambini, realizzata magari insieme alle associazioni del territorio. Anche interventi, strutturali per migliorare la fruibilità del nostro paese e del nostro territorio. Di qui all'estate ne realizzeremo alcune e altre sono ancora in programma. Voglio segnalare, ad esempio, per i bambini più piccoli, quindi voi siete grandi, non vi riguardano, magari rinnoveremo completamente le bambinopoli, quindi nuove, con nuovi giochi, più sicuri e più moderni. Quindi ecco, anche qui in questo caso avremo un paese nuovo e anche a misura di bambino. Un luogo ricco di storia, arte e cultura. Il Museo dell'Arte Sacra di Rotella è uno dei più importanti del territorio piceno. Con la direttrice Paola Di Girolami vi guideremo alla scoperta di splendidi reliquiari e statue di grande pregio. Vediamo! Siamo per entrare nel Museo d'Arte Sacra di Rotella, un luogo ricco di arte, storia e cultura. Con la direttrice dei Musei Sistini, Paola Di Girolami, compieremo un viaggio tra splendidi reliquiari e statue di grande pregio. Quando è stato istituito il Museo di Arte Sacra di Rotella? Il Museo di Arte Sacra di Rotella è stato istituito molti anni fa. Voi non eravate nati perché era il 1998. Però non stava qui, in questa sede, stava nella sede dove sta il Comune, che adesso è terremotato, nella sala consiliare del Comune. Con quale obiettivo è nato? Il museo è nato con un bellissimo obiettivo. Quale era? Era quello di far restare gli oggetti di una comunità, di un territorio, in questo territorio, in quel territorio. E il Museo di Rotella fa parte di una rete museale di 11 musei e tutti quanti hanno lo stesso scopo. Che collezione custodisce il museo? La collezione principale è quella dei reliquiari. Qui a Rotella se ne contano almeno una quarantina di reliquiari, quindi di contenitori di tutte le forme, o in legno dorato e anche tutti i materiali, o in argento, che contengono dei frammenti che appartengono a dei santi o a dei martiri. Quindi Rotella ce ne ha tantissimi di reliquiari. Che tipologia di reliquiari sono esposti? Qui a Rotella ce ne sono tantissime di tipologie, sono a forma di ostensorio, no? Per esempio sono o in argento sbalzato o in legno intagliato, oppure ci sono reliquiari architettonici, reliquiari a croce, oppure questi vasiformi, okay? Questo che è fitomorfo, quelle per esempio sono dei reliquiari ad urna. E quindi ecco, ne sono veramente tanti, si differenziano per la forma e anche per il materiale, appunto. Qual è l'opera più rilevante presente nel museo? È un'opera molto preziosa, anche sul reliquiario architettonico, che è stato fatto all'inizio del 1500. E questo reliquiario di San Fortunato si conserva la mandibola di San Fortunato ed è una piccola architettura con un nodo molto imponente, un piede tutto elaborato. Quali sono gli orari di apertura? Gli orari di apertura di questo museo di Rotella sono in contemporanea con gli altri 11 musei, 10 musei, e sono tutti i giorni da metà giugno a metà settembre il pomeriggio, poi il periodo di Natale, il periodo di Pasqua.
fino al 1° maggio, quelle feste che vanno da Pasqua al 1° maggio. In tutto il resto, negli altri periodi, invece, ci sono delle aperture su prenotazione per le scuole, per i gruppi e per i visitatori che passano. L'altro volto di Benedetto Bustini, il padre dell'arte iperfantastica, nel racconto emozionato della figlia Tiziana, il legame con la sua rotella mai interrotto, l'amore per la pittura ci ha avvicinati. Siamo per videocollegarci con Tiziana Bustini, figlia del celebre artista Benedetto Bustini. Con lei parleremo di suo padre e delle sue opere e del suo rapporto con la sua rotella. Cosa ha spinto suo padre ad avvicinarsi alle arti visive? Mio padre, fin da bambino, era molto bravo a disegnare. Aveva questa dote particolare, faceva dei disegni naturalmente da bambino, però molto più articolati e ben fatti dei bambini della sua età. E poi piano piano ha cominciato ad interessarsi, quando è stato più grande, a tutto quello che è il mondo dell'arte, la storia dell'arte, quindi diciamo che è nata con lui questo interesse e questa passione. Com'è avvenuto il passaggio da una pittura figurativa ad un'astratta? Dunque, per quanto riguarda il passaggio dalla pittura realistica a quella più moderna, è stata una cosa abbastanza lenta, che ha richiesto i suoi tempi. Però mio padre sentiva il bisogno di fare qualcosa di più vicino ai tempi in cui viveva, perché la pittura realistica, diciamo, è andata avanti per tantissimi anni copiando, riflettendo quello che era la natura, e quindi l'esigenza poi di fare qualcosa di più moderno, di più adeguato ai tempi, l'ha portato a fare tutto un percorso. Quali sono i valori che hanno ispirato e guidato l'attività artistica di Bustini? Allora, la ricerca fondamentale è stata quella, dal punto di vista tecnico, della luce, del colore e delle forme, che partono da una visione realistica, però poi si affidano completamente alla fantasia. E per quanto riguarda il discorso di quello che c'è alla base, ripeto, la fantasia, il sogno, il fascino della luce colorata, il mistero, tutto quello che praticamente lascia libera anche la mente di vedere un proprio mondo. Da quali elementi traeva stimolo per dipingere le sue opere? Dunque, per quanto riguarda le cose, diciamo, che sono alla base, sono sempre partite dalla natura, come i fiori, le farfalle, animali, oggetti sempre molto leggeri e colorati. Quindi uno degli elementi fondamentali è la bolla di sapone, che si vede in tantissimi quadri, oppure dei fiori che poi sono molto simili a dei lampioni, o lo diventano piano piano, e richiamano anche animali come le lucciole. Quindi sempre cose colorate, luminose, portatrici di luce. Qual era il rapporto di Bustini con Rotella? Era un rapporto di grandissimo affetto.
sofferto. Lui ha sofferto molto quando purtroppo per esigenze di famiglia è dovuto venire a stare da me in Toscana. Per lui è stata una violenza, purtroppo per aiutarlo dovevo portarlo qui con me. Però per lui lasciare Rotella è stata una violenza e un dolore forte. Diciamo che Rotella per lui era un po' tutto. Bustina ha definito la sua pittura iperfantastica. Che significa? Iperfantastico, la parola fantastico si capisce legato alla fantasia e sicuramente anche al sogno. Tutto quello che si vede nei quadri di mio padre è appunto frutto di fantasia, anche se la partenza, come abbiamo detto prima, è la natura, però poi c'è un forte apporto dovuto alla fantasia e al sogno. Se lei chiedessimo di parlarci del pittore Benedetto Bustini dal suo punto di vista di figlia, cosa ci direbbe? Mio padre è sempre stato un ottimo padre, però io da bambina soprattutto ero molto gelosa della pittura perché lo teneva lontano da me. I bambini vorrebbero sempre i genitori che si prendono cura di loro, che passano il loro tempo con loro. E mio padre passava moltissimo tempo a dipingere, chiaramente, perché per lui era la cosa fondamentale. E quindi finché sono stata piccolina un po' la cosa mi dava fastidio. Poi piano piano ho capito che per avere un rapporto più stretto con lui dovevo avvicinarmi a quello che era il suo interesse. E quindi una volta cresciuta, diciamo, abbiamo superato il fatto che la pittura fosse un elemento di distacco. Ecco, poi è diventato un elemento di avvicinamento. Quali sono i ricordi più belli che ha di suo padre come pittore? Praticamente quando penso a mio padre, anche ora, io lo ricordo chino sul tavolo a dipingere, perché lui ha quasi sempre dipinto con la tela disposta sul tavolo, quindi stava quasi sempre chino, raramente ha usato il cavalletto e è l'immagine che ho negli anni, perché è sempre stato così, lui ha sempre dipinto in quel modo, tanto che questo gli è costato il diventare molto curvo in vecchiaia. E poi le chiacchierate che abbiamo fatto, perché lui voleva che io raccogliessi in qualche modo tutti i passaggi che aveva fatto per riuscire ad esprimersi in modo personale, avendo trovato la sua strada, perché i suoi quadri indubbiamente hanno una caratteristica riconoscibile sia per la tecnica che per i colori, le forme. E per lui era importante che qualcuno fosse testimone di questo, di tutti i suoi passaggi, quindi me ne parlava spesso. E queste sono, diciamo, le cose, oltre all'affetto chiaramente, che c'è sempre stato. Quindi sono queste le cose che mi ricordo di più. Nel prossimo servizio vi portiamo in viaggio attraverso la natura incontaminata. L'azienda agricola Le Capre di Capradosso è una realtà tutta rotellese. Non solo si producono formaggi di alta qualità, ma si rispetta la natura. Antonietta e Davide ci aprono le porte della loro fattoria. Qui il benessere degli animali viene prima di tutto. Guardiamolo insieme.
Ci siamo spostati dalla Rodella Capoluogo per conoscere una realtà molto importante del territorio, l'allevamento delle capre di Capodosso. Un'impresa artigiana a conduzione familiare che opera da 50 anni nella produzione del formaggio. Quando è nata l'azienda e chi l'ha fondata? Allora, come ho detto prima, questa azienda era di mio padre e mia madre. Mio padre alleva già dagli anni 60, mio nonno era un commerciante di animali, perciò è un'azienda che in piccolo c'è sempre stata. Poi già con mio padre avevamo iniziato con le caprette perché era mio desiderio, la mia prima capra me l'ha regalata mio padre e da lì è partito tutto. Da dove nasce l'idea di creare un'azienda agricola con le capre? Da dove nasce? In primo per amore di questo animale che mi ha fatto innamorare dalla mia prima capra, per amore loro. E poi anche perché abitiamo in un posto, in un territorio dove coltivare non è sempre facile, ma è più facile allevare e sfruttare i terreni più per il pascolo. E la capra si prestava benissimo a questo territorio, che è quasi un'alta collina, quasi montagna, diciamo. Allevate altri animali? Sì, alleviamo prevalentemente capre, perché ne abbiamo più di 80, 84, ma abbiamo anche un piccolo gregge di pecore, da 33 pecore, e 3 mucche. Che tipo di formaggio create e come lo producete? Allora, i nostri formaggi sono tutti formaggi al latte crudo e ce ne sono diverse varietà. C'è per esempio il formaggio tradizionale che si fa qui, la caciotta pecorino al latte misto, e poi ci sono i formaggi di capra che sono un po' un'innovazione, un'idea nuova. Ci sono dai freschi ai semistagionati, agli stagionati, qualche speziato. Diversi formaggi, ce ne sono più o meno 12-13 varietà, anche di più. Qual è il vostro punto di forza? Allora, il nostro punto di forza è l'amore per gli animali, perché abbiamo scelto di fare questo lavoro proprio perché li amiamo tantissimo. È il modo in cui alleviamo i nostri animali. Oggi purtroppo abbiamo trovato questa brutta giornata di pioggia, però tutti i nostri animali, tranne che nei giorni di pioggia o di neve, vivono all'aperto in un grande recinto di 3 ettari, perciò fanno tutta la loro vita all'aria, al sole, corrono, giocano e poi vanno minimo 3 ore al giorno al pascolo libero. Perciò il pascolo è una cosa dove gli animali stanno benissimo, perché sono in mezzo alla natura e trovano tutte le vitamine e le sostanze di cui hanno bisogno. Quali sono gli orari di apertura al pubblico per la vendita diretta? Allora, gli orari d'apertura, noi siamo sempre aperti, perché noi viviamo qui sul posto. Noi abbiamo casa, bottega e gli animali. Pertanto siamo sempre aperti. Normalmente però ci sono degli orari, diciamo dalle 8 alle 12:30, poi noi facciamo pranzo e poi subito dopo andiamo a pascolare, ritorniamo dal pascolo e verso le 5 riapriamo di nuovo fino alle 9 la sera. Tutte le capre hanno un nome? Certo, tutte le nostre capre hanno un nome, anche le pecore, anche le mucche, però per i nomi è più brava mia moglie Antonietta, le conosce tutte una per una e vi dico che anche i cuccioli che nascono, lei sa quali sono i figli e le madri. Allora, le caprette sono animali docilissimi, intelligentissimi, di una furbizia non ne parliamo, quello che combinano, vabbè, lasciamo perdere che è meglio, però sono di un affetto docilissime e affettuosissime. E loro sono tipo, ognuna di loro ha un nome, io quando non le trovo le chiamo e mi rispondono. Per esempio
Margherita? Diana? Melina? Oppure Negrita? Oppure Margot? Poi noi quando le dobbiamo chiamare facciamo un ritornello, che è questo. Titi, titi, titi! Titi, titi, titi! Titi, titi, titi! E vengono. E questo era il nostro ultimo servizio. Ringraziamo la dirigente dell'IC di Rotella, Luigia Romagni, Vera TV e il BIM Tronto. Il TG dei bambini Bim Bum Bam News si ferma qui e vi dà appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!